Buongiorno a tutti, vi racconterò brevemente la nostra esperienza con il sistema per la digitalizzazione di sala operatoria di SPI. Il tema della standardizzazione dei percorsi chirurgici è da tempo considerato il fulcro dell'ottimizzazione dei risultati, sia in termini di rapporto costo-efficienza che di livelli qualitativi delle prestazioni. La sala operatoria è un ambiente compartimentato e la sequenza di eventi, prevalentemente chirurgici ma non solo, deve poter essere efficiente e fluida, e la gestione digitale informatizzata potrebbe garantire un benchmark di standardizzazione della procedura chirurgica stessa. Partendo proprio dalla fase intraoperatoria, da circa un anno il nostro centro, in collaborazione con SPI, partner di Johnson & Johnson, ha avviato un processo di digitalizzazione delle procedure bariatriche. Abbiamo integrato le fasi chirurgiche all'interno del setting operatorio anestesiologico e infermieristico, in modo da creare uno standard ripetibile e sempre più indipendente dalla variabilità degli operatori. La piattaforma SPI utilizza un software su cui vengono registrati gli step delle procedure con indicatori visivi e immagini degli strumenti e registra l'evoluzione dell'atto chirurgico in relazione allo standard. L'hardware si compone di un PC con connessione wireless ad un controller che può essere a pedale o vocale e che viene azionato dall'operatore. Il sistema fornisce un feedback vocale e introduce uno ad uno gli step della procedura. Tutti i dati vengono raccolti e accumulati intervento dopo intervento e questo consente di ottenere dati di insight per periodo temporale, per procedura o anche per singolo operatore, che ci raccontano la storia della procedura stessa in un determinato frame temporale o situazionale e consentono di analizzare molti aspetti. L'utilizzo della piattaforma inizia con la creazione dei diagrammi di flusso degli interventi, con eventuali interconnessioni o passaggi alternativi. Questo primo momento rappresenta lo step in cui vengono definiti gli standard irrinunciabili e ciò che invece rientra in un ambito di accettabile variabilità. Siamo partiti alla fine del 2019 con la digitalizzazione delle procedure non revisionali di sleeve gastrectomy e bypass gastrico. Come sempre, l'introduzione di un nuovo device può sollevare alcune perplessità e la convinzione che dovendo l'operatore gestire i controlli della piattaforma, questo possa rallentare l'atto chirurgico. Sono tutte perplessità comprensibili, ma che possono essere facilmente risolte. Le dimensioni dell'hardware sono tali da non creare particolari ingombri e il carrello garantisce estrema mobilità e versatilità. La formazione per l'uso del dispositivo è rapida, impiega meno di un'ora, e tutti i dati vengono registrati e resi visibili solo per il accesso alla piattaforma con account personale. Il setup è molto rapido per ogni intervento, meno di un minuto, e il controllo remoto vocale o a pedale non creano ostacoli al flusso della procedura. Qui vediamo un breve esempio del funzionamento del dispositivo. Una dovuta premessa che la pandemia da Covid ha necessariamente ridotto l'attività chirurgica elettiva e i dati acquisiti sono per volume molto inferiori a quanto ci eravamo prefissati all'inizio del progetto. Ad accentuare questo effetto ha concorso anche una parcellizzazione dei percorsi chirurgici che sono stati distribuiti su più sale operatorie diverse, ove non era sempre disponibile il sistema SPI. Con questa premessa le procedure valide inserite nel sistema sono state 242. Per quanto riguarda la sleeve gastrectomy, sono state considerate un totale di 218 procedure, la durata mediana è risultata di 48 minuti con una fase chirurgica mediana di 40. I tempi complessivi del workflow si sono ridotti da 61 a 45 minuti nel confronto tra i periodi di maggiore attività, ovvero il primo e il terzo trimestre di quest'anno. L'uso dei materiali consumable che rientra nello standard della procedura non ha evidenziato variazioni significative. Vediamo dal grafico che non si sono rilevati significativi spostamenti dal valore medio di 5 ricariche della suturatrice. Nel bypass gastrico la durata mediana della procedura è risultata di 97 minuti, la fase chirurgica è di 94 e si è evidenziata in questa procedura una controtendente non riduzione dei tempi complessivi, passati da una mediana di 92 a 101 minuti. Trattasi comunque per motivi suddetti di un numero ristretto di procedure e che hanno coinvolto un incremento del numero di operatori nel periodo considerato. La nostra è un'esperienza preliminare, con dati la cui raccolta è stata parzialmente inficiata dalla pandemia. Appaiono comunque evidenti molti vantaggi. SPI aiuta a mantenere e garantire al paziente uno specifico standard chirurgico, consente di analizzare dati acquisiti molto semplicemente sia su ampia popolazione che nel singolo caso o per singoli operatori o situazioni. L'uso del sistema ha delle utili implicazioni formative e può facilitare la learning curve o l'inserimento di nuovi membri in equipe. Non da ultimo può essere il fulcro di un efficientamento dell'utilizzo di sala operatoria e della comunicazione e gestione dei percorsi tra la sala e l'ambiente di pre-ricovero e reparto, riducendo così la frequenza di possibili errori o ritardi. Grazie per l'attenzione.